Campionato concluso per le due abruzzesi di Serie C e lo sguardo è già sulla ripartenza che, se non è dietro l'angolo, poco ci manca. Percorsi diversi, questo sì, per Pescara e Teramo, ma un comune denominatore e incertezze su chi questo futuro dovrà disegnarlo. Perché a Pescara il presidente Sebastiani continua a dichiararsi vicino alla cessione del pacchetto di quote sociali del club biancazzurro, mentre il Teramo è ancora alla ricerca di una quadratura che dovrà passare inevitabilmente per l'avallo del Tribunale di Roma, che attualmente gestisce il diavolo. Due situazioni tanto diverse quanto ancora in via di definizione. Il massimo dirigente del calcio italiano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che l'Abruzzo lo conosce bene come le sue realtà, ha fatto il punto stamattina durante la cerimonia del premio Prisco sulle due compagini che ora in vacanza attendono sviluppi per il 22-23. Guardate, fare calcio oggi è difficilissimo, io lo continuo a ripetere in continuazione ed è per questo che continuo a dire che quando arriva una classe dirigente ed è coerente nella sua impostazione progettuale, va tutelata. A me dispiace quando sento parlare di contestazione verso le proprietà, verso i titolari delle azioni di quelle società. Vanno coccolati, perché oggi non è facile trovare i dirigenti disposti con un principio di mecenatismo, investire, è un'espressione sbagliata nel mondo del calcio, a mettere soldi, a finanziare, a pompare risorse continuamente. Quindi io apprezzo moltissimo quello che sta facendo il Pescara in tantissimi anni, è coerente con quello che è il rispetto delle proprie disponibilità. E cerchiamo di mantenere molto molto ferma questa barra dritta verso quelli che possono essere i risultati migliori in un prossimo futuro. Teramo soffre, Teramo, come tutto il calcio italiano, sappiamo che il calcio di base soffre, e quando viene meno, per questo dicevo tuteliamo i dirigenti, quando ci sono e coccoliamoli, non contestiamoli, e facciamo in modo che quando troviamo qualcuno, come è successo anche a Teramo, con le diverse proprietà che si sono susseguite, hanno la voglia e soprattutto la passione nel mettere risorse all'interno del mondo del calcio, li dobbiamo rispettare.